Grazie mille. Buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori per l'invito a questa serata di scambio sulle mici. E prima di immergermi direttamente nell'argomento diete pancia, vorrei ricordare tramite questa raffigurazione quanto sia importante una buona masticazione per poter avviare tutti i processi digestivi che sono rappresentati dalla raffigurazione, e vedete lo stomaco, l'intestino tenue e il colon. Inoltre, affinché gli organi digestivi funzionino bene, è importante anche tener conto del momento in cui si consumano i pasti, quindi della consapevolezza di consumare un pasto, di una buona masticazione prolungata e soprattutto di tenere a distanza quello che disturba l'alimentazione, scusate, la digestione, che sono il cellulare, il computer, lo schermo della TV. Ecco, tutto questo dipende proprio per avviare un buon processo digestivo. Vediamo con la prossima slide come è strutturata la presentazione. Parlerò della dieta mediterranea perché è la dieta antinfiammatoria per eccellenza. No, l'ho toccato. È la dieta più studiata a livello di ricerca e di pubblicazioni, e ha l'accordo di numerose coorte scientifiche, quindi di medici e di ricercatori, per cui è il top dell'hit parade delle diete. C'è stata una ricerca di un istituto indipendente di Milano che ha comparato con tutte le diete, e quella che ha migliaia di pubblicazioni, perché risale già al secolo scorso, degli anni 80. È la scelta per le malattie infiammatorie croniche. Quindi la MICI è una malattia infiammatoria cronica di tipo intestinale, e la dieta mediterranea è appunto adatta a tutte le malattie infiammatorie croniche, come anche le malattie neurodegenerative, le malattie cardiovascolari e metaboliche. Cibi e bevande ultraprocessati e le MICI. Avete visto già la dottoressa Kessler che ne accennava, e sarà un tema che tratterò, proprio gli alimenti ultraprocessati, che sono quelli ultra trasformati nell'industria alimentare. Quindi, e qui abbiamo un problema serio con l'industria alimentare. E le MICI perché? Perché il consumo giornaliero di più di 5 prodotti ultraprocessati o bevande ultraprocessati è direttamente correlato con il manifestarsi delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Questo è uno studio che ce lo dice. Le linee guida per le MICI, l'altro tema, sono delle raccomandazioni che sono fatte da gruppi di medici. Il quarto tema, le linee guida in caso di situazioni particolari e con formule speciali. Sono delle formule polimeriche che vengono utilizzate proprio per facilitare la digestione e l'assorbimento di nutrienti, e vengono usate soprattutto in pediatria, ma possono essere usate anche in età adulta. E vedremo anche un esempio di dieta d'esclusione per morbo di Crohn e per colite ulcerosa. Infine, visto che sono una dietista piuttosto di tipo pratico, darò dei consigli di tipo culinario. Non sono una dietista della ricerca, ma piuttosto della cucina. E l'ultimo tema, info utili, sono dei suggerimenti per poter ricercare altre informazioni intorno ai temi che tratterò. La dieta mediterranea come dieta antinfiammatoria si definisce proprio antinfiammatoria perché vediamo nella riga in alto proprio le sostanze che contiene. Contiene delle sostanze bioattive come i polifenoli, flavonidi, antiossidanti, omega 3 d'origine animale, dal pesce, e vegetale sono gli ALA, sono degli acronimi. Contiene dei probiotici come ad esempio l'inulina, i galattooligosaccaridi, sono contenuti nelle leguminose, e le fibre alimentari. I 7 punti principali della dieta mediterranea classica sono l'olio extravergine d'oliva, un'abbondanza di frutta e verdura, e non solo, ma anche di erbe aromatiche come l'origano, il basilico,
contiene almeno 5 pasti settimanali con leguminose, quindi fagioli, ceci e lenticchie. Contiene frumento principalmente come cereale, pane a lievitazione lenta, pane raffermo, sono le friselle. Il pane raffermo è interessante come apporto di amidi resistenti e sono delle sostanze che sono dei nutrienti per i buoni batteri, accennati prima dalla dottoressa Kessel, perché nutrono, cioè questi batteri appunto si nutrono di amidi resistenti che poi servono per produrre delle sostanze utili all'intestino. Pesce azzurro, omega 3, contiene uova e formaggio, minor quantità rispetto alla dieta diciamo più svizzera, carni bianche e pochissima carne rossa, noci e mandorle e un bicchiere di vino rosso. Il vino rosso è un prodotto fermentato dell'uva e quindi contiene dei polifenoli, però la questione alcol ovviamente potrebbe essere un infiammatorio e quindi è meglio chiedere al medico se in quel periodo è possibile consumare l'alcol. E inoltre, dicevo, oltre all'infiammazione, e anche c'è un problema con la medicazione, quindi l'interferenza con i medicamenti. Procedo con la prossima slide, quindi cibo e bevande ultra trasformate e le mici sono dei prodotti di tipo industriale che sono facilmente identificabili se si guarda la composizione che figura sull'imballaggio. Contengono in generale più di 5 ingredienti, contengono quasi sempre dei grassi e contengono quasi sempre dei zuccheri, in particolare saccarosio, sciroppo di glucosio, high corn fructose syrup, che è lo sciroppo di mais che è usato industrialmente. Contengono più di 2 additivi alimentari. Per riconoscere l'additivo alimentare potete leggere la sigla E, che sta per Europa, seguita da un numero, e sono degli stabilizzanti, leganti, emulsionanti, coloranti ed edulcoranti artificiali. Quindi al momento della spesa è importante un attimino controllare anche i prodotti che si acquistano. Qui ci sono degli esempi concreti: bevande gassate, dolcificate e colorate, gli energy drink e perfino i preparati per lo sport e l'attività fisica, quindi barrette, polverine per fare dei frappè. Il target è soprattutto i giovani dai 40 ai 16 anni. Merendine, snack, ghiaccioli, gelati e caramelle gommose, quelle colorate come gli orsetti, margarine, preparati per torte già pronti, minestre in bustine e ramen in barattoli. E qui c'è stato un'inchiesta condotta in Svizzera francese dove hanno coinvolto più di 800 ragazzi. Questi ragazzi appunto hanno risposto alle domande e la cosa che è emersa è che consumano questi ramen in barattoli. È qualcosa di nuovo. I ramen sono una zuppa con degli spaghettoni e delle verdure e un alimento proteico, è della cucina giapponese, coreana, ma questi ramen in barattoli sono arrivati da noi perché l'industria alimentare, appunto la globalizzazione eccetera, li propone, sono a buon mercato e hanno sull'imballaggio queste figure manga molto colorate dei racconti giapponesi o delle le fumetti giapponesi. Le carni elaborate come il Serve e i Wienerli contengono tanti ingredienti, grassi, il muscolo dell'animale, ma anche tanti additivi per poter essere assemblati e tenere insieme, diciamo. I nuggets, perché il pane grattugiato non è solo pane, adesso aggiungono altri ingredienti, ma potrebbe essere anche all'interno di questi nuggets che ci sono degli assemblati di carne invece del petto di pollo o del pesce. Pizza già pronta industriale, non è la pizza napoletana, ma è quella pizza rettangolare dove c'è superficie, poco pomodoro, tanto formaggio e non è la mozzarella, e poi questo simil prosciutto cotto che è una carne assemblata con degli additivi. Potrebbero essere anche delle salse già pronte come le salse per la chinoise,
la fonduta cinoise, oppure le salse per le insalate anche, quando ci sono tanti ingredienti, ma non sono alimenti prodotti ultraprocessati, l'aceto, l'olio d'oliva, condimento abituale. Sottilette e questi formaggi spalmabili, che sono formaggi bianchi, ma all'aroma di, per esempio, di salmone o di tartufo, eccetera. Quindi qui abbiamo già un'indicazione di cosa evitare. Lo so che sta venendo appetito a tutti, mi dispiace, ma ancora un attimino. Allora, le linee guida, queste raccomandazioni dei medici ci dicono di fare una dieta il più possibile personalizzata, perché come diceva la dottoressa, anche siamo pezzi unici, medico. Avere una buona idratazione, quindi almeno un apporto di liquidi 2 litri al giorno, questo perché l'infiammazione sottrae parecchi liquidi all'organismo. Una dieta deve essere fatta in funzione dello stato del momento, come ci si sente, dei disturbi che si hanno e deve coprire appunto i fabbisogni. Ho portato solo due esempi di dieta più specifica per dei disturbi. In caso di diarrea, la dieta è conosciuta come dieta BART, che è un acronimo in inglese per banana, mela, riso e toast, che sarebbero i nostri Zwieback, biscotto, fette biscottate. Questa dieta può servire per qualche giorno quando c'è questo momento di infiammazione e gran movimento di pancia, ma chiaramente non per un periodo lungo che porta alla remissione con la terapia. E quindi si possono utilizzare questi alimenti proprio introdotti giornalmente nella propria dieta per dare un po' di sollievo. Io aggiungo sempre delle carote cotte, carote grattugiate, il tè, dei mirtilli, succo di mirtillo. E fette biscottate anche. In caso di gonfiore addominale, sempre nelle linee guida ci dicono di far capo alla dieta low FODMAP. La dieta low FODMAP è stata studiata per il colon irritabile, però identifica degli alimenti che possono dare gonfiore e fermentazione intestinale oppure accelerare il transito. Il più frequente dei FODMAP che disturba le mici è la D di FODMAP, che è il disaccaride il lattosio, che tutti conoscete nel latte. Quindi, durante un periodo dove la pancia si gonfia tanto, pancia gonfia, è interessante appunto sostituire il latte con latte senza lattosio. Questa misura dà già sollievo. Prossima slide. Allora, le linee guida in caso di situazioni particolari con queste formule speciali di cui accennavo prima e la dieta d'esclusione. Ho suddiviso morbo di Crohn e colite ulcerosa. Per il morbo di Crohn abbiamo in pediatria una EEN, che è un acronimo che sta per nutrizione enterale esclusiva. È un prodotto completo, di facile assorbimento e che non lascia nessun residuo e viene proposto ai bambini e adolescenti al momento della diagnosi e deve essere seguita per 6-8 settimane fin tanto che i parametri infiammatori diminuiscono e poi si può inserire la dieta abituale del bambino. Per gli adulti questa formula che è conosciuta a livello mondiale, viene usata anche in Asia e in America. Questa formula viene usata solo in quei momenti che ci sono questi restringimenti intestinali oppure in un periodo pre o post-operatorio per nutrire proprio l'organismo. Negli adulti è conosciuta anche questa dieta nel periodo proprio di infiammazione maggiore e che può portare alla remissione. Questa dieta mista di nutrizione enterale parziale, che è PEN, l'acronimo, con questa dieta di esclusione per Crohn's disease. Dura 6 settimane più altre 6 e poi per un mantenimento di 9 mesi. Nelle prime 6 settimane è mista 50-50, cioè metà prodotto e metà alimenti, e poi in seguito sempre più alimenti fino alla dieta mediterranea che dicevo prima, senza additivi, senza alimenti ultraprocessati per altri 9 mesi. Il programma si chiama ModuLife. C'è una formazione online per dietisti e richiede appunto un supporto di uno specialista anche nel campo della nutrizione. Vengono forniti delle ricette, delle schede e poi c'è una piattaforma e anche un'app.
prevede del cibo da evitare, quindi cibo d'esclusione, e cibo invece di inclusione, diciamo, obbligatorio, in quantità progressiva accanto a questa formula. Ed è una dieta pensata anche per nutrire il microbiota, è per questo che ci sono degli alimenti specifici obbligatori e che chiamano mandatory food. Per la colite ulcerosa, una dieta interessante che è emersa negli ultimi congressi medici è questa dieta di esclusione e si chiama Novel Diet. È una dieta d'esclusione perché esclude tutti gli alimenti e le bevande ultraprocessate, ma addirittura tutti gli additivi, non solo più di due additivi, proprio tutti, come nella dieta del morbo di Crohn, e a differenza della dieta del morbo di Crohn, non prevede il consumo di carne rossa in manzo, agnello, maiale, perché quando i residui della digestione di questa carne arrivano a livello del colon, si formano delle sostanze e queste sostanze interferiscono con i batteri buoni che invece loro producono delle sostanze come il butirato, che è nutrimento per i colonociti, le cellule del colon. Contiene fibre gel, pectina, pectina nella mela, nelle marmellate, negli agrumi e tanta frutta e verdura. È anche ricca in triptofano, che è un amminoacido, quindi lo troviamo nelle proteine in generale, sia vegetale che animale, ma in particolar modo nel parmigiano, nelle banane, anacardi, soia, datteri e nell'avena. E se, è anche questa una dieta per il microbiota intestinale. Le linee guida in caso di situazioni particolari con formule speciali. Ecco, per ambedue le infiammazioni è interessante anche poter far capo con un'alimentazione abituale, che abbiamo un'alimentazione chiaramente sana e con meno alimenti ultraprocessati, anche a delle formule di supporto che sono, si presentano come delle bottigliette o delle polveri, hanno vari aromi e servono come complemento alla propria alimentazione. Vengono chiamati o sostituti nutrizionali orali oppure complementi nutrizionali orali e servono per mantenere il peso, per esempio se la persona con la malattia infiammatoria decide di fare un po' più attività sportiva, non riesce a nutrirsi a sufficienza, allora può essere un supporto, oppure servono per recuperare il peso, perché appunto abbiamo visto che capita spesso questa perdita di peso con la malattia infiammatoria. Ultima slide, non so se sono rimasta nei tempi, 2 minuti. 2 minuti, ce la faccio. Allora, in pratica i consigli sono quelli di preferire cibo fresco, cucinato in casa, proprio perché così conosciamo gli ingredienti e cosa mettiamo appunto nelle preparazioni. Si possono utilizzare degli piccoli elettrodomestici per la cucina, come il frullatore di immersione per preparare dei passati o per passare le leguminose, per evitare che facciano troppa fermentazione in pancia. E anche l'estrattore per succhi di frutta e verdura perché non lascia residui, non ci sono le fibre. È quindi interessante poter consumare in un momento delicato anche queste sostanze bioattive diluite magari con acqua. L'altro punto è sempre riprende il discorso di preparare i pasti in casa. Per questioni organizzative si possono preparare, e molti di voi sicuramente lo fanno già, queste vaschette di vetro dove si mette un alimento proteico, un farinaccio e poi delle verdure. E si possono preparare in anticipo e possono essere conservati fino a 3 giorni in frigorifero. Si possono utilizzare alimenti surgelati e avere delle piccole scorte che servono proprio in quei momenti delicati, avere sempre il tè, degli zwieback, della marmellata, succhi di frutta. Gli ultimi 3 consigli servono soprattutto a quelle persone che hanno tralasciato per un periodo alcuni alimenti e poi devono rintrodurli. Faccio un esempio: sono stati magari in un periodo, un soggiorno in ospedale, in clinica, ritornano a casa e hanno in mente questa dieta senza residui che hanno avuto in ospedale. In seguito, per allargare la propria dieta, si può incominciare visto che sono state tralasciate per esempio le verdure, si può guardare inizialmente di preparare un piatto
dove la verdura viene, per esempio, frullata e qui si lavora sulla consistenza. Si può scegliere la frequenza settimanale, qui è individuale, si può scegliere qualche giorno della settimana oppure sul weekend. E inoltre adattare con la quantità di cibo, cioè iniziare con una piccola quantità, un assaggio, poi o un cucchiaio, una forchettata, un sorso, e poi allargare la quantità e variare nella scelta degli alimenti. Un esempio pratico è che una persona si reca dal medico al controllo, il medico dice: bene, i parametri antinfiammatori, semplifico, sono diminuiti. Vado a mangiare una pizza al gorgonzola e mi bevo due birre. Ecco, lì potrebbe essere un momento critico di riaccensione di un'infiammazione. E non lo consiglio, ma non è colpa della pizza al gorgonzola, è il fatto che proprio si è sospeso, c'è stata l'infiammazione. C'è la remissione e poi dopo c'è il momento della pizza e bisogna iniziare un poco alla volta, aver pazienza. L'ultima info non le presento perché tanto ci saranno nel sito, ma sono quei suggerimenti per ulteriori informazioni. Grazie Grazie Cecilia Soldati. a voi per l'attenzione, scusate.